E oggi si va a Imperia. Eccoci. Posizioniamo la telecamera. Via? Vado via. Basta, ho deciso. Vado via. Ah, comodo così. Vero? Vedo. Vai, vai. Libera. Grazie. Ed eccomi qui che sto lasciando Sanremo, ciao! C'è proprio una bella comunità qui, sì. Ah, guarda Roberto che mi filma mentre vado. Gingio che è lì di vedetta. Ciao Roberto! Alla prossima! Abbi cura di te. Grazie, anche tu! Ciao! Ciao! Ecco, spiace, però sono anche, insomma, comunque quando si mollano gli ormeggi è sempre elettrizzante, anche se per mezzo miglio, non importa quante miglia si fanno. E poi è emozionante anche quando si atterra, quando si arriva. Che bello. Cioè, è una giornata orrenda. Credo che Sanremo non abbia mai visto così tante giornate grigie in vita sua, spero per lei che sia anche l'ultima volta, ma per me è una giornata bellissima. Schiamo un po' il paterazzo. Vai che stiamo aumentando. Siamo adesso a 2 di 8, 2 di 9, 9 di 9, 3 nodi. Vedi, il paterazzo ha fatto la differenza. Vediamo di non prendere le reti. Momento pranzo, mi sono fatta dei mefitici gnocchi cinesi, mefitici perché li ho cotti troppo, con il pesto però. A me piace da matti continuare a fare la vita normale, no? Come se niente fosse. Uno mangia, legge un libro, va in bagno, cose che farebbe nella vita in una casa, no? Sono le cose che faccio in barca quando sono in porto, ma continuarle esattamente tali e quali praticamente quando sei in navigazione è una goduria proprio, ti senti proprio Capitan Findus, Capitani Coraggiosi, ti senti Capitan Arnok. Mai pensai, d'embarcazione Pago. Ehi, Pago! Io sono Mai Pen Rai, però, posso? Scusami, sono quello di noi.
tua prua. Ecco Mariana De Micheli, navigatrice solitaria in uscita da Sanremo, la stiamo incrociando. Ciao Mariana! Ciao! Che è arrivato il vento insieme a te! Adesso è arrivato! Ciao, buon vento! Ciao! Finalmente si va! Se più vicino sono gli spruzzi. Secondo me là sta piovendo, quindi ora mi metto la cerata che è piena di peli di ginjok, ma me ne farò una ragione. Cerata, che ti sei ingrossata la pancia? C'ho più strati, no? Ne ho tre, quelli normali, l'underwear e la via di mezzo e la e quello sopra. Sono stata chiara? Quello sotto, la via di mezzo e sopra e poi la cerata, no? Piove, senti come no, piovigine. Allora, secondo me non è che è proprio piovigini, no? È che là piove e quindi il vento porta almeno questa sensazione. Adesso sta cominciando proprio a piovere, però. Oh, ho messo la cerata appena in tempo, Ma sì, dai, una bella lavata ci voleva proprio. Che là è azzurro e qui piove? Anche là è azzurro e qui piove. Anche lì è azzurro e muore pure il vento. Avevo visto un pesce grosso che usciva dall'acqua, ho schiacciato orecchie e non si vede più. Adesso c'è un po' di azzurro anche sopra di me, ha smesso di piovere e si va intorno ai 5 nodi e mezzo. Eccola lì, Imperia, o meglio Porto Maurizio. Sto dirigendo all'interno all'ingresso del porto. Ginjok subito è venuto fuori, attento, preciso, a controllare che tutto sia a posto. Che peccato che non si possa entrare in porto a vela. Vediamo se ce l'avrei fatta. No. Sì, con la randa. Sì, ma no. Forse no. Cioè, ho torto collo, sì, ma no. Guardate che meraviglia che è il porto a quest'ora, quando il sole è appena tramontato. Ormai il sole tramonta abbastanza tardi, per fortuna, che bello, le giornate lunghissime. E guardate che meraviglia, io adoro questo orario qui, anche se non sono tipa da aperitivi, ma nonostante questo io questo momento qui è proprio super relax, ci sono... Ascoltate, che pace, che silenzio. Per tutti quelli che verranno a Imperia in transito, questo è proprio il molo del transito nel Porto Vecchio, e
però di là ci stanno i grandi super mega yacht dall'altro lato, non so se si vedono. Poi invece di là barche a vela enormi, però questo è la banchina dei transiti piccini come me. Adesso vi porto a vedere le barche più quelle a 20 metri, 30 metri. Ecco, questo qua è proprio l'ingresso del parcheggio privato, no? E qua c'è un'infilzata di barche pazzesche, andiamo a vederle. Io mi vedo già, capite? Su una barca così, all'ancora, che ne so, a Kiribati, sì, alle Samoa, alle... Boh, in Polinesia, così all'ancora. Ah, guardate che meraviglia di barca. Con queste ci si fa un gran bel giro del mondo. E guardate, quella lì è la barca del mio amico Alessandro, che ho conosciuto qui a Imperia, perché a andare per porti, andare per mare, si conosce un sacco di gente. I bagni del porto sono qua, poco più avanti, dove si può buttare anche l'immondizie, e proprio qua dietro c'è una spiaggetta molto carina. Eccomi in spiaggia. Sentite che rumore meraviglioso, le onde, che pace. Non mi verrebbe voglia di essere lì, in mezzo. C'è anche una barca all'ancora. Finalmente, è un grande segno di libertà. Adesso però mi è venuta fame, chissà come mai, che strano. E allora mi vado a mangiare qualcosa, però me lo prendo da sport perché non c'ho proprio voglia di fare niente. Questo rumore, come si fa a aver voglia di mettersi lì a spadellare? Oggi sciambola, a sport. Ero indecisa fra la pizza e il cinese in bambam, come lo chiama Franco. Ho optato per il cinese in bambam. Ecco, si sta proprio da Dio. Quindi, mo me mangio il cinese in bambam e io vi aspetto la prossima settimana. Buona onda!